Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la recensione di lui, l'Hilo RS3. È uno smartwatch low cost che è disponibile all'acquisto sullo store ECCA ad un prezzo di circa 57 euro, che con il coupon sconto che vi lascio qua sotto in descrizione si abbassa ulteriormente di circa altri 10 euro, quindi lo andate a pagare veramente veramente poco ed è un prodotto super completo. Adesso guardiamo cosa c'è nella confezione e poi lo analizziamo insieme. Allora, lui vi arriva in questa confezione, davvero ben fatta, con questa diciamo doppia copertura. Sfiliamo la prima, andiamo ad aprire e qua abbiamo subito lui, l'Hilo RS3. L'orologio è molto molto accattivante dal punto di vista estetico, se calcoliamo comunque che è un orologio low cost. Poi qua sopra abbiamo l'adattatore per caricarlo, un adattatore magnetico che va a fissarsi sotto all'orologio, poi vi faccio vedere come funziona. E poi abbiamo un piccolo manuale di istruzioni in cinese e in inglese. Allora, questo è tutto quello che abbiamo nella confezione. Vado a sfilare l'orologio, che come vi ho detto è molto molto carino dal punto di vista estetico e molto completo per le funzioni che ha. Sì ragazzi, perché questo Hilo RS3 è davvero completo in tutto. Allora, partiamo dal display. È un display AMOLED, abbiamo una cassa in alluminio e un cinturino in silicone, e ovviamente il cinturino è intercambiabile. Dopodiché abbiamo due tasti fisici qua sul fianco, che ci danno la possibilità di entrare nelle funzioni e nelle impostazioni dell'orologio. Sì, perché questo orologio, sebbene un orologio comunque di fascia medio bassa dal punto di vista economico, è davvero completo in tutto. Abbiamo il GPS integrato, abbiamo il rilevamento dell'ossigenazione del sangue, quindi l'SP02, abbiamo ovviamente la frequenza cardiaca, abbiamo l'analisi del sonno, quindi tutte queste funzioni che ci aiutano, se vogliamo, a vivere meglio. È totalmente impermeabile fino a 50 metri, io l'ho utilizzato, chi mi segue su Instagram, anche al laghetto termale, quindi con l'acqua calda un giorno intero, perché ormai è circa un mese che lo utilizzo, perché volevo testarlo bene prima di portarlo sul canale, e devo dire che si è comportato sempre benissimo. L'unico difetto con l'acqua, e ci tengo a segnalarlo, è che il touch si attiva, nel senso che l'acqua fa pressione e attiva il touch anche sotto la doccia. Se l'acqua cade sul display, attiva il display, e questo sicuramente è un difetto. Ve lo segnalo, perché comunque quando siete sotto la doccia e vi cade l'acqua, vedete che cambia la schermata, vi domandate ma perché? Perché è l'acqua che sta cliccando sul display. Abbiamo 14 profili di allenamento, perché come sapete questi smartwatch nascono anche per tenere monitorato il nostro fitness, anche se io non sono uno da fitness, e lui ha 14 profili preconfigurati con tutte le varie attività sportive, quelle diciamo più utilizzate. Abbiamo una batteria che dura davvero tanto, si arriva tranquillamente intorno ai 15 giorni, poi ovviamente cambia in base all'utilizzo del GPS piuttosto che di altre funzioni, ma tra i 10 e i 15 giorni ci arriviamo tranquillamente, quindi sicuramente tanta autonomia per questo smartwatch. Abbiamo il display personalizzabile, poi vi faccio vedere le varie possibilità, perché comunque il display è personalizzabile tra vari modelli o addirittura personalizzabile da noi. E poi abbiamo tutte le notifiche classiche, quindi avremo le varie notifiche di WhatsApp, piuttosto che le notizie, piuttosto che le notifiche degli allarmi se abbiamo le telecamere smart all'interno della nostra abitazione. Quindi qualsiasi tipo di notifica potremmo dirgli se la vogliamo o meno ricevere nell'orologio, e ovviamente anche le chiamate, quindi quando ci suonerà il telefono lui vibrerà e ci avviserà che ci sta suonando il telefono. Quindi abbiamo davvero un orologio che in una cifra così bassa è davvero completo in tutto. Adesso ve lo faccio vedere un pochino meglio nelle sue funzioni e nella sua applicazione per lo smartphone, perché lui ovviamente come tutti gli smartwatch ha un'applicazione dedicata che si chiama Hilo Fun. È disponibile sia per iOS che per Android, dove possiamo configurare le funzioni principali, dove potremo tenere monitorato e controllato le nostre attività fisiche, il nostro andamento del sonno, piuttosto che il nostro andamento cardiaco, quindi quello che è una sorta di cartella clinica, più ovviamente tutte le impostazioni che potremo andare a modificare riguardante lui attraverso appunto l'applicazione Hilo Fun. Allora, adesso andiamo a vedere da vicino com'è questo RS3. Allora ragazzi, l'orologio dal punto di vista estetico secondo me è molto bello, è fatto davvero bene. Allora, il touch secondo
me si comporta bene. Facendo uno swipe verso il basso abbiamo le varie impostazioni di regolazione della luminosità, che io tengo al massimo, se no in tante situazioni non si vede bene, anche perché non ha una regolazione automatica della luminosità, quindi si regola in base a quanta luce c'è aumentando la luminosità del display, quindi io la tengo sempre al massimo. Poi abbiamo le impostazioni dove possiamo andare a cambiare, come vi dicevo, il display, o meglio lo sfondo dell'orologio. Qua adesso ne ho dentro solo tre perché tutti gli altri sono nello smartphone, ma quello ve lo farò vedere tra poco. Quindi qua ne ho tre che posso andare a scegliere, più tutti quelli, come vi ho detto, che andremo a vedere tra poco. E poi da qua posso andare anche a spegnere l'orologio. Poi torniamo fuori da questo menu con il tasto sopra e vado da questa parte. Qua c'è un piccolo riassunto del mio andamento fisico tra calorie bruciate e camminata. Poi da questa parte abbiamo il controllo del battito cardiaco, che è 24 ore su 24, quindi lui è in continuo controllo per quanto riguarda il nostro cuore. Poi da questa parte abbiamo la monitorizzazione del sonno. Poi di qua abbiamo il meteo. Da questa parte abbiamo la respirazione per il rilassamento e poi da questa parte ritorniamo ancora alla schermata principale, o meglio a quello che è il quadrante principale. Andando verso il basso abbiamo le statistiche, che poi le abbiamo viste anche prima nell'altra schermata. Poi abbiamo il battito cardiaco anche qua e poi qua abbiamo, vedete, SP02, che è la monitorizzazione dell'ossigenazione del sangue. Tra poco la proviamo, così vediamo come si comporta rispetto magari ad un ossimetro, per vedere il termine di paragone. Dopodiché qua abbiamo sport, quindi vedete che abbiamo tutte le attività sportive, come vi ho detto ce n'è 14, praticamente le più utilizzate, le più comuni. E poi qua abbiamo i nostri record, quindi vedete sia nel jogging che nella bicicletta, che sono le due attività in cui l'ho utilizzato io. Poi qua abbiamo ancora la possibilità del meteo e poi qua abbiamo sleep, che è ancora la monitorizzazione del sonno. Poi abbiamo notice, quindi le notifiche, come vi ho detto. Una cosa che non mi piace delle notifiche è il carattere della scrittura, si fa fatica a leggerlo, ma non perché sia piccolo o grande, proprio il tipo di carattere non mi piace e non si riesce a cambiare, non c'è nelle impostazioni neanche attraverso lo smartphone la possibilità di cambiarlo, e devo dire che si fa fatica a leggerle. È un tipo di carattere che su una scrittura così piccola come quella che ci può essere all'interno di un display di un orologio, secondo me non va benissimo. Ecco, questa è una nota di quelle negative che ho trovato. Poi qua abbiamo la possibilità di far partire la musica, se abbiamo ovviamente la musica nello smartphone. Dopodiché qua, se facciamo setting, torniamo sempre al setting che abbiamo anche nell'altra schermata. Diciamo che abbiamo tante impostazioni, le ritroviamo in vari menu dell'orologio. Allora, questo è tutto quello che abbiamo all'interno dell'orologio, quindi avete visto davvero completo. Una cosa che volevo fare adesso però, ragazzi, è provare l'ossigenazione del sangue, per vedere un confronto con l'ossimetro, per vedere quanto può essere più o meno giusto un orologio di questa fascia di prezzo su un per quanto riguarda appunto questa tipologia di funzioni. Prendo l'ossimetro, vado ad accenderlo, vado a infilarmelo nel dito, perfetto, e qua vado a far partire SP02 e facciamo un confronto. Allora, qua abbiamo 97, lui sta ancora misurando, abbiamo 98%, qua 97 l'ossimetro, quindi bene o male ci siamo, c'è un punto di differenza, anzi adesso siamo uguali, guardate, 98 98, c'è una tanta differenza nel battito. L'ossimetro mi dà 74 e infatti questo mi dà 81, ed è una cosa che ho notato, tende sempre ad avere i battiti più alti rispetto all'ossimetro, mentre per quanto riguarda l'ossigenazione del sangue devo dire che è praticamente identica, è perfetta, 98 98. Quindi direi che per quanto riguarda l'ossigenazione del sangue è affidabile, mentre per quanto riguarda il battito cardiaco ho notato spesso questa differenza, nel senso che lui tende sempre a segnalarlo un po' più alto rispetto all'ossimetro. Mentre, come vi ho detto, per utilizzare e configurare questo smartwatch dobbiamo utilizzare l'applicazione iLow Fun. Allora, l'applicazione, come vi ho detto, è disponibile sia per iOS che per Android. L'interfaccia dell'applicazione è questo, dovremmo solo all'inizio andare a associare
associare ovviamente il nostro smartwatch al telefono. Potremo farlo scannerizzando con questa schermata il QR code che ci appare nel display dell'orologio una volta che l'abbiamo acceso, altrimenti potremo fare tranquillamente la ricerca tramite il Bluetooth, come si fa normalmente quando dobbiamo associare un nuovo dispositivo. Questa è la schermata per quanto riguarda il nostro stato di salute, quanto abbiamo camminato e quanto, diciamo, abbiamo bruciato a livello di calorie. Quindi questa è la schermata principale. Mentre se andiamo sul mio dispositivo, vedete iLower S3, e qua abbiamo tutte le possibilità di configurazione. Abbiamo impostazione quadrante, che è quello che vi dicevo, vedete quanti quadranti possiamo andare a caricare nel nostro orologio. Ovviamente basterà cliccarci sopra e andremo a caricarlo in maniera super veloce. Quindi supponiamo di andare a caricare questo, ne carico uno a caso, vado a fare quadrante e vedete che è iniziata la sincronizzazione del quadrante. Quindi una volta che questa barra sarà arrivata in fondo avremo la sincronizzazione del quadrante. Infatti vedete che ho il nuovo quadrante all'interno dell'orologio. Se adesso vado qua, vado su watch face, vedete che posso andare a selezionare ancora altri due quadranti, perché comunque all'interno ne ho sempre tre disponibili, non di più. Gli altri vanno caricati, poi si autoeliminerà quello che abbiamo caricato prima e mi aggiungerà quello nuovo. Però avete visto che scelta incredibile che c'è come quadranti. Adesso ne vado a scegliere un altro magari più elegante, scegliamo questo, sincronizzazione, questo qua si chiama nero minimalista. Adesso vedete che si sincronizza con l'orologio ed ecco qua, guardate che bello questo quadrante, davvero molto fine, molto elegante, non è appariscente, però davvero davvero accattivante. Mentre se vado qua in alto, quadrante personalizzato, posso andare a fare un quadrante io utilizzando le mie foto e cambiando il colore della scritta. Quindi andrò a selezionare, vedete, in album foto una mia foto e la potrò utilizzare come sfondo del quadrante. Poi potrò andare a cambiare le scritte, vedete, del quadrante andando a cliccare sul colore. Quindi abbiamo tante possibilità. Dopodiché vedete il rilevamento della frequenza, possiamo scegliere se manuale o automatico. Automatico continuerà lui ciclicamente ad analizzarci, mentre manuale lo farà solo quando glielo diremo noi. Poi abbiamo notifica messaggi, quindi vedete potete andare a sfleggare tutte quelle applicazioni che volete che lui vi avvisi che hanno ricevuto una notifica, quindi che siano gli SMS, che sia WhatsApp, che sia Instagram. Mentre se attivate altri promemoria, tutte quelle applicazioni che normalmente vi inviano notifiche nel vostro telefono arriveranno anche nel vostro orologio. Poi abbiamo modalità non disturbare, quindi lui per una certa fascia di orario non andrà più a vibrare, ci lascerà tranquilli, appunto è non disturbare. Poi abbiamo promemoria sveglia, promemoria secondario, poi abbiamo promemoria delle chiamate in arrivo, anche questo ovviamente possiamo attivare o disattivare se vogliamo che lui vibra e ci avvisa che stiamo ricevendo una chiamata. Poi tempo di illuminazione dello schermo, abbiamo 5, 10, 15 secondi, sistema di tempo 24 ore, 12 ore, sincronizzazione meteo. Quindi queste sono le impostazioni principali. Dopodiché qua abbiamo un'altra schermata dove possiamo andare a fare l'aggiornamento del film. Però vedete attualmente l'ultima versione è quella installata, se no altrimenti avremmo potuto fare l'aggiornamento del firmware dell'orologio appunto cliccando qua. Queste sono le funzioni principali di quello che è questo orologio. Ovviamente quando lo andiamo a configurare la prima volta nell'applicazione ci chiederà il nostro peso, l'altezza, l'età, tutte queste informazioni che poi servono appunto per quello che riguarda la nostra cartella clinica all'interno dell'applicazione, e poi tutto quello che è il controllo del nostro stato di salute. Quindi dovremo inserire tutti questi dati ovviamente solo all'inizio, quando andremo a configurare per la prima volta l'orologio con l'applicazione. E poi come ultima cosa volevo far vedere quello che è la ricarica dell'orologio, che si ricarica attraverso questo adattatore magnetico che va qua sotto. Ovviamente abbiamo questi due pin che devono andare nella posizione esatta, ma il magnete, vedete, se io li metto sbagliati lui non si attacca in maniera esatta, mentre se lo vado a mettere giusto automaticamente va ad agganciarsi in maniera perfetta. Quindi non posso sbagliare, perché in altre posizioni il magnete respinge quello che è l'aggancio.
mentre quando è in posizione perfetta si aggancia e i due pin vanno ad alimentare la ricarica dell'orologio. Quindi anche la ricarica è davvero molto pratica, e le conclusioni, ragazzi, sono che è uno smartwatch sicuramente low cost, perché come vi ho detto 57 euro sullo store ECK, dove il prezzo si abbassa ulteriormente di circa 10 euro utilizzando il mio coupon sconto che trovate qua sotto in descrizione, e avete comunque un prodotto valido. Però ricordate sempre che state acquistando un prodotto low cost, non state acquistando un prodotto da 200-300 euro, quindi va sempre valutato nella sua fascia di prezzo, e nella sua fascia di prezzo secondo me è tanta roba. Per chi fa attività sportive ovviamente non estreme, per chi vuole avere uno smartwatch per avere sempre le notifiche sotto controllo, per avere tutti gli avvisi che vuole, per avere un controllo, avete visto, anche dell'ossigenazione del sangue, in cui secondo me si comporta davvero molto bene, perché è davvero preciso anche rispetto all'ossimetro, e questa è una cosa che ho sempre notato in questo mese di utilizzo. È impermeabile al 100%, come vi ho detto, io l'ho utilizzato, chi mi segue su Instagram, anche al laghetto termale un giorno intero con l'acqua calda, fuori dall'acqua, dentro dall'acqua, perfetto, non ha mai dato problemi. Poi abbiamo anche un GPS integrato, quindi non abbiamo bisogno del GPS dello smartphone, quindi sarà lui a essere totalmente indipendente anche da questo. E poi abbiamo visto che invece per quanto riguarda il battito cardiaco non è precisissimo, almeno rispetto al mio ossimetro, è sempre un po' più alto. In tutte le prove che ho fatto in questo mese è sempre risultato più alto rispetto all'ossimetro. Quindi ragazzi, se cercate uno smartwatch da spendere poco ma fatto bene, discretamente elegante, e un'autonomia della batteria non indifferente, perché tra i 10 e i 15 giorni ci si arriva tranquillamente, ragazzi, questo iLow RS3 fa per voi. Quindi se questo mio video con questa mia recensione riguardante questo smartwatch low cost vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, tantissime cose arrivano su Instagram. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante il mondo dei droni, ma tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.